Accanto a melanzana alla parmigiana, lasagna e bistecca alla fiorentina, esiste un mondo fatto di interiora, insetti e strane usanze che appartengono allo stesso modo al nostro patrimonio gastronomico tradizionale. Scopriamo insieme i 5 cibi italiani più particolari, segnalandovi tutti quelli che almeno un membro del team di Vita e Sapienza ha assaggiato. Lumache. Quasi tutti hanno avuto il piacere o il disgusto di mangiare lumache di allevamento o raccolte dopo la pioggia, spurgate con farina e stordite con sale e aceto prima di essere bollite vive. Essendo un alimento abbastanza comune, si merita il quinto posto. Le abbiamo mangiate con il sugo di pomodoro e le abbiamo trovate gommose ma saporite. Casu marzu. Cibo facilmente reperibile in Sardegna, pur trattandosi letteralmente di formaggio con i vermi. Avendolo assaggiato numerose volte, non ce la sentiamo di metterlo sul podio. La cultura della larva al suo interno non è accidentale. La Apiophila casei viene lasciata libera di deporre le sue uova nelle fessure della crosta del formaggio di pecora. Queste andranno poi a nutrirsi dello stesso e la risulta sarà una crema spalmabile di vermi, loro escrementi formaggiosi e ciò che resta dell'originale caciotta. Molto saporito e leggermente piccantino, lo consigliamo solo ai più coraggiosi e salutiamo gli amici sardi. Cibreo. Dalla corte di Caterina dei Medici, che andava ghiotta di questo piatto, la Toscana ci offre una zuppa fatta di interiora ed esteriora di pollo. Infatti, se la mangiaste, nel piatto trovereste anche bargigli e cresta, che altrove si consumano anche saltati in padella, sia quelli di pollo, sia quelli più grandi e impressionanti del tacchino. Non l'abbiamo assaggiata, ma immaginiamo, come si dice nei film, che sa di pollo. E lo raccomanda anche l'Artusi, quindi vale la pena provarlo, nel dubbio lo mettiamo al terzo posto. Granelli di toro, un nome romantico che nasconde il secondo posto guadagnato dal cibo dei campionissimi, i testicoli del toro. Ancora una volta dobbiamo rendere grazie a Pellegrino Artusi che ce li raccomanda di vitello. In Inghilterra li chiamano ostriche della prateria, amati anche da Tognazzi, si mangiano nel fritto misto alla piemontese o al pomodoro. Non li abbiamo assaggiati, ma si dice somigliano per sapore al fegato. Torta di sangue. Solitamente in gergo cinematografico è una testa schiacciata. Da noi invece, soprattutto in Toscana e nel Bresciano, è una torta vera e propria fatta di sangue di maiale. Del maiale non si butta via niente, il sangue è prezioso, sia come fertilizzante che come fonte di sostanze nutritive, che religiosamente come elemento vitale. Per noi è stato molto strano scoprirlo e anche se molti di voi tifavano per il casu marzu, per noi che non l'abbiamo assaggiata è lei che merita il primo posto tra le stranezze alimentari italiane. Se ti è piaciuto il nostro video lascia il tuo like e non perderti i prossimi 3 minuti di curiosità.